Salve a tutti. Una delle più grandi bugie che ci sono state mai raccontate è quella secondo cui le note musicali sono sette. E soprattutto si dice questo dicendo anche che le combinazioni fra queste sette note si sono già finite. Di solito parlando di plagi musicali, cioè se due canzoni si assomigliano troppo. Ma vabbè, ma le note tanto sono sette, alla fine le combinazioni di queste sette note sono sempre le stesse. Facciamo finta che sia vero il fatto che le note siano sette. Quando un musicista compone, nulla gli vieta di ripetere almeno una volta almeno una delle note. Ad esempio, l'inno nazionale. Almeno si ripetono le note più di una volta. Se, purtroppo non posso né cantarvelo, però se prendessi lo spartito e se voi sapeste leggere no, le note, che da tutti quanti alle scuole medie vi abbiamo insegnato, vedete che si ripetono le note. Almeno una volta durante la stessa frase musicale. Poi c'è di più. Avete mai sentito parlare delle ottave? Cioè le stesse sette note si ripetono più volte per varie ottave. E fidatevi che se uno strumento musicale possedesse avesse un'estensione di solo un'ottava, si potrebbero suonare pochissime canzoni. Davvero sarebbe una difficoltà pazzesca. Cioè devono essere almeno un paio. Almeno un paio. Veramente, per esempio, sul pianoforte, sulla chitarra, soprattutto sulla chitarra, non potremmo fare gli arpeggi. Sulla chitarra, ad esempio, non si potrebbero fare gli accordi. Ecco, ora vi spiego cosa sono gli accordi. Gli accordi sono almeno tre note suonate contemporaneamente. Quante potrebbero essere le combinazioni delle varie note suonate contemporaneamente? In aggiunta alle singole note suonate singolarmente, considerando che questi si ripetono per varie ottave. Non solo, però, esiste anche la durata delle note. Se voi prendete lo spartito dell'inno nazionale italiano, per esempio, cambiate la durata delle note tramite un software che legge gli spartiti o che li può modificare come Guitar Pro. Cioè, se voi modificate la durata delle note, cioè a posto di mettere una minima, mettete una semibreve, una biscroma invece di. Se cambiate la durata delle note, non potete più, non riconoscete più la melodia. Ma c'è ancora altro. Alle sette note di cui parlavo prima, esistono anche, bisogna aggiungere anche i semitoni. Cioè, fra il Do e il Re, in mezzo c'è il Do diesis, fra il Re e il Mi c'è il Re diesis, fra il Mi e il Fa non c'è niente, in teoria in realtà non è vero, fra il Fa e il Sol c'è il Fa diesis e così via, tranne che fra il Si e il Do non c'è niente, non c'è nessun semitono. In totale arriviamo a 12 suoni da poter combinare tra di loro nei modi descritti già prima, cioè possono ripetere più di una volta durante la melodia. Ci possono essere gli accordi, che sarebbero impossibili, la maggior parte degli accordi credo, senza i semitoni, eh. Poi sono gli accordi costruiti sui semitoni, no? Non, cioè non esiste solo l'accordo di Do, ma esiste anche l'accordo di Do diesis. Ma non solo, cioè, poi esistono anche accordi stranissimi, tipo il Do settima, Do nona, Do ventunesima, cioè. Faccio alcuni esempi, Do minore per esempio. Cioè, tutto ciò non potrebbe esistere senza i semitoni. È chiaro? Tutto ciò va poi. Possiamo considerare il fatto che delle durate, insomma, tutto ciò che vi ho detto già prima. Ora vi direi una cosa che sanno davvero in pochi. Fra il Do e Do diesis, in mezzo, cosa c'è? In teoria, i suoni, le sette note, sono suddivisibili all'infinito, potenzialmente all'infinito. Cioè, il microtono è un intervallo inferiore al semitono.
cioè fa il do, il do diesis, esisterebbe un quarto di tono. Anche fare il mi e il fa in mezzo ci sarebbe un quarto di tono, cioè metà del semitono. Però qua con la matematica iniziamo a perderci, perché esistono i terzi di tono, per esempio, e complicano le cose, cioè un tono diviso in tre. Ci sono anche strumenti fatti apposta così, ma non ce ne sono fatti apposta. Oggi si ricostruiscono così, ci sono chitarre stranissime, con tastiere stranissime per fare la musica microtonale. Ma in realtà la musica mondiale, dalle origini della preistoria fino ad oggi, tranne, attenzione, tranne che in Occidente, dal Rinascimento in poi, è stata sempre microtonale. Cioè soltanto noi, dall'età moderna in poi, ci siamo fissati con i 12 semitoni, l'ottava divisa in 12 semitoni. In altre culture del mondo, ma anche da noi stessi, proprio da noi, era tutto diviso in semitoni, cioè in microtoni. È normalissimo. E adesso, grazie alla musica orientale, si sta riscoprendo, perché nell'Oriente è sempre stato così. Se voi avete presente il sitar, quella specie di chitarra indiana, che non so manco se è indiana, ma suoni stranissimi. Se presente certe canzoni dei Beatles o di The End dei Doors, che sono dei suoni molto strani. Quella musica microtonale. Metterò il link in descrizione. Anzi, ma proprio quel link, grazie al quale ho scoperto la musica microtonale. Ma non solo, perché anche il blues microtonale, quando si fanno i bending, i vibrati, quando si usa lo slide. Dopo non me lo posso far sentire queste cose. Purtroppo, per motivi di copyright, per motivi di registrazione, insomma, potrei prendere la chitarra e le farei sentire. E niente. Quindi in realtà, cioè, pensate un po' voi, ma le note sono 7? No, sono più di 7. Molto più di 7 in realtà. E le combinazioni sono molte di più. Superano il numero dei suoni possibili, per tutte le ragioni che vi ho illustrato. E anche se sì, ci fosse, ma chissà se si può raccontare, ho detto, con i microtoni potete suddividere quasi all'infinito un qualcosa. Quasi all'infinito non vuol dire un cavolo, però potenzialmente all'infinito. E poi c'è il fatto sempre della durata, delle note, poi ci sono tante altre cose da considerare nella composizione, come il timbro, l'intensità, gli abbellimenti, tante cose. Però in realtà della composizione in senso stretto, cioè di quali note vengono usate, beh, abbiamo visto che non abbiamo solo 7 suoni possibili che si combinano fra di loro. Ce ne sono veramente tanti. E quindi se noi fondamentalmente siamo abituati a sentire sempre le stesse due o tre note, e vabbè, allora, problema nostro, di abitudine, che riusciamo a uscire da questi schemi, non è facile, bisogna abituarsi all'ascolto della musica nuova, che non, musica che non conosci. Non so che non è facile, io sono una persona che fin da piccolo sono abituato a cercare musica sempre nuova, non basarmi sulle due o tre canzoni che passa la radio o la televisione. O YouTube come adesso, fin da piccolo. E quindi spero di avervi convinto, perché questa è una cosa importante, perché questa stronzata colossale secondo cui le note sono 7, quindi i plagi musicali sono inevitabili, le combinazioni stanno finendo, non è vero. Si è aperta una nuova strada e non so se sia tutto chiaro. Un saluto.